Il Covid ferma due giocatori della Triestina, ma non stoppa la riapertura dei cancelli del Benelli. A Pesaro arriva la carica dei 400, i 440 abbonati che spingeranno la Vis nel tentativo di approfittare di una Triestina forte ma acciaccata. Pezzi arriva per prima in vantaggio ad intercettare questo pallone. Benedetti chiama la sovrapposizione Eleuteri, il cross basso sul primo palo, l'aggancia De Feo, poi Benedetti la mette in mezzo, Marchi finisce giù. Dell'arbitro a lui sfavorevole, riconquista subito il pallone Giraudo con l'intervento di Rapisarda che ferma l'esterno ex Cesena. Uno contro uno, rientra verso il centro, ce l'ha sul mancino, lo carica, la tiene, facile Offredi. Angolo sul primo palo, messo fuori dal limite Litteri, calcia, blocca Bastianello, poi allarga ancora per Eleuteri. Tre uomini dentro, Eleuteri punta, cerca il cross verso il centro, col tacco De Feo e poi la conclusione da parte di Pezzi. Mette giù col petto, uno contro uno con Benedetti, Galvano arriva anche Brivio in sovrapposizione, cerca il cross verso il centro, pallone messo fuori da Giraudo, poi perfeziona Gennari, non è finita, Brivio, altro cross, chiuso ancora da Gennari, palla che finisce fuori, che dovrebbe essere una diretta concorrente. Ecco il cross verso il centro, di testa, Capela, ma tutto fermo. Lo stacco perfetto di Capela, inutile perché c'è stato un fallo al centro dell'area, resa inutile per un fallo su Gennari. Arriva Brivio a batterla in zona offensiva, movimento di Calvano, la palla è per Gomez, la mette giù, Brivio si coordina per il cross morbido verso il centro, scavalcato Mensah, arriva a chiuderla Rizzo sul secondo palo, la tocca indietro, Lodi ci va sul destro, la mette dentro per Litteri, messo giù e la palla in porta, Litteri al terzo gol consecutivo, allo scadere della prima frazione di gioco, forse c'era addirittura fallo, riesce lo stesso ad indirizzare verso la porta, Triestina avanti sulla sirena. Prima dell'intervallo ci sarà un minuto, già trascorsi 20 secondi, ma quel che più conta è il cross col destro di Lodi al primo assist stagionale, col piede debole dentro per Litteri che sfugge alla marcatura di galoppa Eleuteri che raccoglie questa sponda, alza la testa, cerca il cross, stavolta è morbido sul primo palo, lo aggancia a Freddy sulla conclusione di De Feo, quantomeno da respingere, ma comunque non lo lascia lì preda di un eventuale tap-in di un avversario. Palla che si impenna, Mensah la sponda, Litteri va alla conclusione direttamente dal lancio lungo del portiere di questo inizio di stagione. Rapisarda si pensa al cross, palla dentro, sfircola Stramaccioni, la palla che arriva dalla parte di Litteri che si accontenta poi del calcio d'angolo. Proteste insistite, nel primo tempo c'era stato un rigore richiesto dalla Vis Pesaro per un atterramento su Marchi proprio nei primi minuti della partita. Tanti duelli ovviamente si rinnovano. Ecco il cross di Lodi, il colpo di testa stavolta ancora di Capela che è andato altissimo, è già la seconda volta che arriva per primo, palla stavolta sul fondo con le mani ancora Rapisarda, palla dentro, Mensah la difende col corpo, dietro per Rizzo, penetra Rizzo, dentro, calcia dentro e in qualche modo si salva la Vis per Litteri. Gomez cambia per Mensah che ha un po' di campo, un po' di ritardo a Giraudo, se lo prende Mensah, entra in aria, Mensah ce l'ha sul mancino, finisce giù, poi si rialza, Mensah ancora, poi tocca per Litteri, Bastianello, plastico in calcio d'angolo, partita divertente anche questo inizio di ripresa. Eleuteri, azione personale, ancora converge verso il centro, il tocco per Benedetti, dentro l'area, la palla è bassa, dentro e ancora Offredi, grande risposta su Marchi. Pallone dentro verso Stramaccioni, ce l'ha sul mancino, pensa al sinistro, si tuffa Offredi, la palla però è distante dallo specchio della porta. Ancora Pezzi, di prima, cercare Nghissà, va a sfidare in velocità Lici che va a vuoto, arriva anche Capela però a raddoppio, si inserisce Marchi, ce l'ha sul destro, va Marchi col destro, il palo esterno, c'è Capela, le ha prese tutte lui di testa. Insiste però ancora la squadra di Calderisi con Pezzi che tocca male indietro e finisce qui, bandiera a scacchi al Benelli. Una squadra condizionata anche psicologicamente dalla positività al Covid di due giocatori riscontrata proprio ieri, di Tartaglia e di Sarno. Giro di tamponi negativo per gli altri giocatori, ma senza dubbio non sarà stata facile e usuale l'atmosfera per preparare questa partita su un campo difficile.